leggero, yes. Waterproof, yes. Ultra pigmentato, yes. Il nostro nuovo fondotinta full coverage Can't Stop Won't Stop, yes. È perfetto per seguirti nelle tue giornate frenetiche, yes. La sua forma liquida e confortevole, yes. È declinata in 45 incantevoli nuance no transfer, yes. Queste tonalità cremose si stendono in maniera semplice e uniforme, yes. Assicurando una copertura matte, yes. E un colore che resta fedele, yes. Fino a 24 ore. Quindi questo significa che loro dicono che questo fondo non ossida. Inoltre, questo prodotto portentoso, yes. Tiene sotto controllo l'effetto lucido e opacizza l'incarnato per tutto il giorno. Yes. Ma non finisce qui. Okay. Questo fondotinta non è come Dogelo. Yes. È adatto alle pelli normali, yes. Grasse, yes. Miste, yes. E sensibili. Ok, that's a lot, Nyx. That's a lot. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, finalmente, dopo tanti DM su Instagram, dopo tanti commenti che ho ricevuto qui su YouTube, finalmente andremo a fare il video inerente al nuovo chiacchieratissimo fondotinta di NYX Professional Makeup. Il nome di questo fondotinta è Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation. 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 Spero che oggi siano presenti tutte le colorazioni sul sito, perché loro comunque promuovono 45 colorazioni, mentre quando l'ho comprato io le shades erano solamente 24. Quindi io purtroppo non sono riuscita a comprare l'altra shade che ha utilizzato Jackie per avere il suo match perfetto. Spero che questa colorazione vada bene lo stesso. La colorazione che ho preso io è Deep Sable. Ovviamente ho preso anche il loro primer Can't Stop Won't Stop. Questo dura 12 mesi come il fondotinta. All'interno abbiamo 25 ml. Apriamo il tubetto e andiamo a togliere. What the heck? Fuck you. Questo primer è molto denso. Lo andiamo a picchiettare. Questo lo vado a picchiettare, ragazzi, nelle zone dove tendo a lucidarmi di più. Facciamo una parte del nostro viso, così vediamo la differenza dopo l'applicazione del primer, ok? Credo, ragazzi, che l'applicazione di questo prodotto non sia facile da stendere. Io conosco altri... ok, oh. Non so se lo vedete, ragazzi, but this is not good. Boh, a me sembra più un prodotto solido questo, ragazzi, non mi sembrano ml. Anyways, una cosa che inizio a notare già da subito, ragazzi, è che l'area dove ho applicato il primer si schiarisce. Non so se lo notate. Cioè, si vede proprio che crea un alone leggermente chiaro. Allora, questa è una zona dove tendo a diventare parecchio oleosa. Tutta questa zona qua. Qui. Can you see that? Va bene, come ho detto prima. Vediamo un po'. Ok, per farvi capire, ragazzi, adesso vi faccio uno zoom dell'effetto di questo primer sulla mia pelle. Allora, come potete vedere, ragazzi, il primer ha questo effetto che non mi fa impazzire. La pelle mi tira un po'. E credo di averlo applicato anche un po' troppo in su qua, quindi evitiamo, ragazzi, l'area, il contorno occhi, perché non si sa mai. E niente, quindi adesso, ragazzi, applichiamo il fondotinta. Lo agito bene e applichiamo 3 pump. Ok.
questo un po' non è il mio match perfetto. Ve l'avevo già detto che non sono riuscita a prendere l'altra shade perché non c'era sul sito. Quindi adesso, ragazzi, andiamo ad applicare il fondotinta. Cavolo, ragazzi, si asciuga subito, asciugatura immediata, quindi bisogna muoversi quando si applica il fondotinta, ok? Allora, ragazzi, il fondotinta non è full coverage a mio avviso, questa è una copertura media che si può sicuramente modulare, però ecco, un fondotinta full coverage è un fondotinta che non ha bisogno di più di due, massimo tre pampe. Io invece ne ho fatto un altro, quindi sappiate, ragazzi, che se vi aspettate magari la copertura di un fondotinta simile a quello di NARS, il Radiance Luminous Foundation, non è assolutamente l'effetto che otterrete con un pump di quello, due pump di quello, ok? Allora, questo fondotinta non mi dispiace come colorazione, lo trovo solo un po'... questo è un undertone un po' verdino su di me. Infatti, se vedete la mia mano e vedete il mio viso, c'è proprio una differenza di undertone. Mi dispiace un po', ragazzi, di questa cosa, però purtroppo... volevo farlo il video, ho detto vabbè, magari proviamo solo con questo. Sono andata anche nello store e purtroppo ancora non era presente. Quindi questo colore qui è un po' verde come sottotono. Un altro pump lo faccio sul collo ancora, perché non posso avere il collo di un colore e il viso di un altro, perdonatemi. Comunque credo che riuscirò a sistemare questo inconveniente di percorso. Ok, vado con il correttore. Questo è Caramel. Ok, applico il correttore. Oh, sono super gialla. Purtroppo col fatto che il fondotinta è del colore giusto ma del sottotono sbagliato, viene ancora di più fuori il giallo e il verde. Credo che a questo punto non applicherò un under eye troppo giallo, perché sennò divento the same song. Quindi applico il correttore. Wow. Cioè, di solito io quando applico questo no, ma aspettate, ragazzi, no, aspettate. No, è partito, è andato via il... cioè, se n'è andato via il fondotinta. Cioè, è andato via. I'm sorry.
I don't like this primer, non lo so ragazzi, magari ne ho applicato troppo, però cioè, so già come va a finire questa applicazione, quindi io per sicurezza lo tolgo e lo riapplico magari un pochino di meno, cause I don't like this. Allora, visto che l'ho comprato ed è la prima volta che lo uso, magari sono io che, non essendo abituata alla consistenza del prodotto, magari ho esagerato con l'applicazione. Quindi adesso andiamo a rimuovere tutto quanto perché... Cioè, conosco già le dinamiche. Se non lo tolgo immediatamente. Just for you guys. Because I want this to be right. Non voglio condannare il prodotto, voglio fare un altro tentativo applicando meno primer. Farò di nuovo la skincare. Just for you guys. Allora ragazzi, ricominciamo dal primer. Rileggo le indicazioni perché magari l'ho applicato male, ne ho applicato troppo. Let me stay humble on this. Perché a volte sbagliamo noi influencer l'applicazione, non capiamo bene il prodotto. So let me try it again. Allora, questa nuova formula confortevole preparata basta stendere il primer in crema sulla pelle in maniera uniforme e picchiettare delicatamente per fissarlo. Let me close the f***ing window. Allora ragazzi, devo essere sincera, questa consistenza non mi fa impazzire, mi rende particolarmente perplessa, però va bene, ne applichiamo giusto proprio poco, giusto un layer, faccio proprio un lavoro centellinato. Because I want this to work. Però ragazzi, l'applicazione del primer è un po', diciamo, problematic. Cioè, non è che puoi metterti la mattina a fare una roba del genere. Non so se mi spiego. Uno lo applica perché se lo strofino troppo, occhio, vengono fuori i grumini. Perché comunque è denso questo prodotto, è già il fatto che esca in questa texture, consistenza, I'm like, occhio, anche sul naso, because I tend to get oily even there, di nuovo, qua, ok, io mi devo guardare allo specchio ragazzi perché devo capire un attimo se l'ho applicato bene e uniformemente. Perché loro dicono che deve essere uniforme, ok? Quindi noi dobbiamo seguire le indicazioni di NYX Professional Makeup. Io spero che così basti. Allora, foundation brush ancora più grande. Agito bene il fondotinta e vado con i miei pump. 1, 2, 3. Questa volta però faccio prima una parte e poi l'altra perché ho notato che si asciuga praticamente subito. So what I'm gonna do is blend the foundation like immediately. Sfumare il fondotinta immediatamente. Mentre da questa parte prendo proprio il fondotinta, vediamo se c'è una differenza di applicazione. Lo applico in questo modo, mettendo proprio il pennello a contatto con il fondo e non con la pelle. Allora, noto un miglioramento che però è minimo, nel senso che io noto ancora un po' di
patchiness e comunque non è omogeneo. Vediamo con la Beauty Blender. Nonostante io lo abbia applicato di nuovo, noto un po' di patchiness e trovo che questo patchiness sia dovuto al primer. Magari faccio un altro video dove applico un altro primer, perché adesso sinceramente di andare a togliere di nuovo, prendere un primer, applicare di nuovo questo fondotinta, uno mi sembra uno spreco e due non sarebbe una review reale, perché loro promuovono il Can't Stop Won't Stop Primer con il Can't Stop Won't Stop Foundation. Quello che posso fare io in questo momento, adesso, per ridurre questo effetto patchy, quindi disomogeneo, perché non so se lo riuscite a vedere, proprio qua c'è un colore, qua ce n'è un altro. I don't understand. Vedete qui, anche qua, è un pochino più, viene fuori più la mia pelle, quindi già da questo si capisce che il fondotinta non è full coverage, è una coperenza media che sicuramente si può modulare. Vediamo se riesco a modulare. Ok, adesso applico il correttore, vado con Nutmeg, questo è di NYX, ok, e poi sopra applichiamo un pochino di Caramel, like just a little bit to balance, cioè così andiamo a neutralizzare, perché quello sotto è rosaceo, mentre quello sopra è giallino. Vedete quanto è giallo questo qua? Che ho. Ok, adesso andiamo con una powder traslucida. I like it. Vedete? Vado con il bronzer. Questo è di Anastasia, uno dei miei preferiti. Ora metto un po' di illuminante. Mettiamo un po' di blush. Mischiamo questi tre insieme. Questi sono di Anastasia. The warmth. Mettiamo un lucido, un rossetto più lucido. Poi metto il LYX Lingerie Clear, che è trasparente. Ok ragazzi, considerazioni personali. Partiamo dal presupposto che io ho sbagliato il colore del fondotinta, perché come dicevo all'inizio io ho lo stesso match di Jackie Aina e Jackie Aina ne ha utilizzati due per ottenere il suo colore. Quando ho comprato io il fondotinta, purtroppo la colorazione che ha usato Jackie non c'era. A dire il vero c'erano solamente una ventina di fondotinta, 24, 25, una cosa del genere, la metà più o meno. E quindi ho detto va bene, dai, lo voglio provare, voglio lo stesso provare a vedere se va bene, perché comunque l'altro è un pochino più scuro, un pochino più rosso. E invece purtroppo ho bisogno di quel colore, o magari ho bisogno proprio di andare nello store a vedere qual è la mia esatta colorazione. E quindi la mia considerazione personale esula dalla colorazione, ok? Chiusa questa parentesi. Allora, il primer non mi sento di promuoverlo. Perché? Perché la stesura è troppo difficile, troppo complessa. Ho provato a stenderlo due volte. Nonostante l'effetto finale ragazzi sia meraviglioso, bellissimo,
è super leggero, like, non sembra che io abbia un fondotinta, non me lo sento proprio sulla pelle. Però l'applicazione del primer è veramente troppo difficile, troppo complessa. Bisogna stare attenti ad applicarlo in modo uniforme e vi assicuro che non è semplice. Io utilizzo diversi primer di diversa consistenza e texture, ma questo, ragazzi, credo che sia uno dei più difficili, se non il più difficile che abbia mai applicato sul mio viso. Quindi ci tengo ad essere sincera con voi. This primer, I'm so sorry, but like I really wanted to like this, you understand me? Because I really wanted to like this, but I don't. Ed è un peccato perché in realtà l'effetto finale is amazing, but the application, no. Poi passiamo al fondotinta. Il fondotinta, ragazzi, non so darvi un'opinione definitiva perché a mio avviso il primer ha compromesso la stesura del fondo. Quindi quello che vi posso dire, ragazzi, è che questo fondo qua è molto leggero, è confortevole. Non trovo che questo fondo sia full coverage, assolutamente no. Secondo me questo fondotinta ha una media copertura, il fondo si può stratificare, modulare, quello che volete, ma non è un fondotinta che mentre lo applicate vi dà una copertura totale. Bisogna essere obiettivi. Sapete quanto io adoro i NYX, ho vinto anche i Face Awards nel 2016, what? Ma questo non ha nessun tipo di influenza sulle mie prime impressioni, review o qualsiasi altra cosa che farò in merito a questo brand. Ecco, il fondo ha una media coperenza, non ha una coperenza totale. Quanto invece alla destinazione, quindi a chi è destinato il fondo, secondo me questo fondotinta è destinato a chi ha la pelle normale, mista grassa o grassa. Loro nella descrizione dicono che il fondotinta è adatto a pelli miste, però la pelle mista può essere mista secca e avendo testato il prodotto sulla mia pelle, il fondo, ragazzi, è simile a quello di Fenty come asciugatura, si asciuga immediatamente, quindi chi ha la pelle secca o mista secca non credo che amerà troppo questo fondo. Ovviamente, ragazzi, se avete la pelle secca dimenticatevi proprio questo primer qua perché non è assolutamente adatto a voi. Quali dei due prodotti io vi consiglio? Ragazzi, vi consiglio il fondotinta, però non vi aspettate la coprenza del fondo di Fenty o il fondotinta di NARS o il fondotinta di Kat Von D. Considerate, ragazzi, che NYX è un brand drugstore, non è un high-end brand, quindi non abbiate troppe aspettative da questo fondotinta. Ha una buona coprenza, è leggero, è confortevole. Se volete, ragazzi, metto il sondaggio qua sopra. Ditemi se preferite magari che faccia un altro video, a quel punto sarà una vera e propria recensione sul fondotinta utilizzando un altro primer. Niente, ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!